Benvenuti in questo nuovo tutorial nel quale vi voglio spiegare come è possibile, allo stato attuale almeno, gestire e modificare l'intensità delle ombre in Unity. E per ombre intendo quelle che contornano le finestre del desktop e che danno quell'effetto di distacco delle finestre, effetto cosiddetto 3D, un po' di profondità del desktop. Dunque, se noi apriamo un paio di finestre a caso, che io ho già aperto ovviamente, ecco qua una di Nautilus e l'utilità My Unity, vediamo che appunto le finestre non sono messe piatte una sopra l'altra, ma all'occhio, grazie a questa ombra che vediamo qui dove sto facendo scorrere il mouse, grazie a questa ombra sembra che la finestrella di My Unity sia un po' staccata, sovrapposta, che abbia un po' di spazio rispetto alla finestra sotto. Naturalmente è un effetto ottico, però è molto molto carino e molto in voga, è praticamente presente su tutti i desktop, i sistemi operativi moderni hanno tutti questi effetti grafici che danno piacere anche all'occhio, ecco, danno un po' più di realismo, di effetto 3D al desktop, ecco. Però a mio modo di vedere, almeno per i miei gusti, poi ognuno ovviamente avrà le sue preferenze, per i miei gusti, dicevo, questa ombra mi sembra un po' scarsina, ecco, fosse un po' più intensa per me, per il mio occhio sarebbe anche meglio, ancora più accentuato l'effetto tridimensionale di distacco di una finestra dall'altra, sarebbe addirittura anche meglio. Allora, come si fa? Non c'è allo stato attuale ancora né in GNOME 3 che sta sotto Unity né in Unity stessa, non c'è modo di gestire via normale interfaccia grafica questa intensità delle ombre. E qui dobbiamo, tra virgolette, arrangiarci in modo un po' più artigianale, sperando magari che in futuro appaia da qualche parte, magari in My Unity, sì, in My Unity, perché no? Una scheda in più magari che gestisca anche queste cose. Per il momento comunque non è complicatissima, come vedete la mia guida è cortissima e ci si arriva in un attimo tutto sommato, il risultato poi è soddisfacente almeno per chi è interessato ad ampliare l'effetto di queste ombre. Allora, come si deve fare? Dunque, in sostanza dobbiamo andare a modificare il file con l'impostazione del tema Ambience, che è quello impostato per difetto, cioè non è che è l'unico file di tema che si può cambiare e con il quale si ottiene questo effetto, ma siccome il tema di base a me tutto sommato piace, io mi concentro su quello che è poi l'Ambience qua e lo possiamo vedere nelle impostazioni di sistema. Così vedete cosa intendo, user interface. Ecco il tema, che è poi questo tema qui in basso, vedete che è quello impostato per difetto. Quando voi installate Ubuntu con Unity avete Ambience, poi ce ne sono altri tre, uno è Radiance, High Contrast, eccetera eccetera, però quello per difetto, quello con cui iniziate a lavorare su una macchina Unity e Ubuntu Unity appena installata è Ambience, quindi ci concentriamo su questo Ambience. Per il momento lasciamo lì le impostazioni di sistema, ci serviranno tra un attimo. Ecco perché io parlo di modificare il file con le impostazioni di questo tema. A voi piace un altro tema, quindi ne usate un altro, cambierete il file di quel tema. Voilà. Allora, come facciamo a cambiare le impostazioni di questo tema? Accediamo alla cartella dov'è il file, quindi il percorso è questo, come vedete qui in azzurrino, e bisogna accederci come utente amministratore root, perché sennò in USR, share, eccetera sono cartelle di sistema che non possono essere modificate nelle cartelle, nel loro contenuto, dalla user normale di lavoro come siamo connessi. Quindi dobbiamo usare accedere come amministratore root, che quello può fare tutto. E come facciamo? In modo più semplice, almeno secondo me, aprire un terminale, dare il comando sudo, cioè
attivati come, esegui il comando come amministratore root e apriamo il gestore di file Nautilus, cioè questo, presente, questo che ho già aperto, però lo apriamo come utente root e non come utente normale. Allora, apriamo il terminale. Eccolo qua, il nostro fido terminale. E quindi scriviamo quanto scritto nella nostra guida, quindi sudo, cioè super user do, quindi fai, fin dei conti dall'inglese, su è super user, quindi l'amministratore, e do è do in inglese, quindi esegui, fai qualcosa, quindi super user, fai cosa? Fammi partire Nautilus. Password, ovviamente, essendo che ci apprestiamo a diventare amministratori, quindi mettiamo la nostra password, che è poi sempre quella della login. Allora, nascondiamo lì il terminale tranquillo, tranquillo, ed ecco qua la finestra di Nautilus, però a differenza di quella sottostante, questa è come amministratore aperta, quindi può far tutto su tutti i file. Attenzione. Allora, noi dobbiamo accedere a questa però, USR, quindi file system, andiamo in cima al file, a tutto il sistema di cartelle per poter trovare la nostra USR, eccola qua, user, poi share, quindi condivisa, risorse condivise, Teams che è i temi, ovviamente, temi, TH, eccola qua, temi. Themes, e poi nel mio caso, o anche nel caso di alcuni o di altri di voi, ai quali piace comunque tenere il tema standard, Ambience, ecco qua la cartella Ambience, ogni tema ha la sua cartella, quindi Ambience. E fin qui ci siamo, eh? Qui ci sono cartelle e file che compongono il tema, cioè la grafica come la vedete. Colori dei bordi delle finestre, eccetera, eccetera, come lo vedete così. E questo è il primo passo, fin qui andiamo già bene. Poi aprire con l'editor di testo il file Metacity theme-1xml. Ecco, una cosa che non ho scritto qui è che questo file è nella sottocartella del tema Metacity, lo dico adesso, quindi questo file lo si trova sotto Metacity 1 che richiama appunto il nome del file Metacity Theme 1, quindi Metacity, e eccolo qua, lo vedete qua. Attenzione, questo è il file originale, quindi prima operazione, mi raccomando sempre prima di toccare file di sistemi originali dall'installazione, sempre meglio un bel Ctrl C per copia, Ctrl V incolla e abbiamo la nostra copia originale. Lasciamo pure così il nome, tanto sappiamo che è quello originale. Quindi dobbiamo aprire nell'editor di testo quello col nome originale, non il file originale perché è il nostro. Quindi apriamo con l'editor di testo. Ecco qua. Avendolo aperto come amministratore, noi con questo editor di testo possiamo anche modificarlo, modificare questo file. Naturalmente adesso questo lo lasciamo magari qui. Ecco, questo magari lo abbassiamo un attimo perché tanto il testo finisce lì, così guadagniamo spazio. Perché no? Lasciamolo lì. Ecco, abbiamo aperto il nostro file e cosa facciamo? Cerchiamo in questo file tutte le voci shadow, che poi in inglese ombra, quindi impostiamo la ricerca. Shadow, ecco, vedete che ne appare già uno, è un tag XML, questo è un file in formato XML per chi è un po' più tecnico, sa di cosa sto parlando. Questo è un tag, c'è cioè un'etichetta XML marcata come shadow, quindi è la voce di questa impostazione del tema che si occupa delle ombre, appunto, proprio quello che interessa a noi. Ecco, modificare a piacere i valori standard. Radius, il raggio dell'ombra, quindi quanto l'ombra
è accentuata attorno al bordo della finestra, e opacity, che è poi quello che la sfuma, diciamo che la rende più scura, un po' più chiara, un po' più trasparente l'ombra. Ecco, vedete che per difetto il raggio dell'ombra è 8. Allora noi, volendo esagerare un po' per far vedere la differenza, e quindi qui stiamo sempre guardando l'ombra per difetto standard, come appare dopo installazione nuova, fresca di Ubuntu, e noi invece di 8 mettiamo, bah, 28 là. Ecco, l'opacità possiamo anche lasciarla così. Adesso non stiamo qui durante questo video tutorial a perdere tempo a cambiare troppi valori, però quello che importa di più, che mostra di più la differenza, è il raggio, il radius, quindi da 8 lo metto a 28. Quindi dove c'è un valore noi lo cambiamo da 8 a 28. Andiamo avanti perché sono più di una, le voci. Eccone un'altra, quindi 8, mettiamo 28 anche qui. Andiamo avanti. Ecco, dove 0 vuol dire che già nel tema non è prevista l'ombra, adesso non so se è sopra, nel bordo sopra, o comunque lasciamolo pure 0, dove 0 lasciamo 0, così è coerente ancora al comportamento delle ombre. Qui ancora 0, qui un altro con 8, mettiamo 28. Un altro, non sono tantissime, ma sono diverse le voci, forse è già finito adesso. Ecco, qui ricomincia la ricerca. Vedete che abbiamo già messo i nostri 28 e gli 0 abbiamo lasciati dove erano. Ok, possiamo salvare. Salviamo il file. Abbiamo salvato. A questo punto il file col nome originale è il nostro modificato e la copia è pur sempre l'originale originale. Però vedete che le ombre non sono ancora cambiate. Questo perché non abbiamo rinfrescato il tema, diciamo, non abbiamo detto di rileggere, di reimpostare il tema. Allora, ecco che abbiamo bisogno delle impostazioni di Gnome, il pannello delle impostazioni, User Interface, come dice l'ultimo punto qui della mia piccola guida. Eccola qua. Ecco il tema, adesso è ancora Ambience, quindi temporaneamente lo cambiamo in un altro, così il tema viene cambiato e riletto, questo è quello chiaro, Radiance, e lo rimettiamo al nostro che abbiamo modificato e vedrete che magicamente le ombre, guardate un po', sono decisamente più accentuate e per me, per i miei gusti, del mio occhio, questo effetto 3D, pur lasciando, ecco, l'opacità, vedete che si sfuma molto rapidamente, molto leggera l'ombra, se aumentiamo l'opacità, più aumentiamo l'opacità più si scurisce, quindi se avessi cambiato anche il valore dell'opacità aumentandolo sarebbe diventata più intensa, più scura l'ombra. Questa qui è molto delicata, però è decisamente più estesa di prima, vedete, un effetto 3D in tutta la finestra. Ingrandiamo un po' quello sotto, riprendiamo questo sopra per far vedere tutto sul bianco. Ecco, vedete che a parte il bordo superiore dove probabilmente è lo 0, che non è prevista l'ombra o molto meno come ombra, vedete che qui tutto attorno c'è una bella ombra che sfuma rapidamente, sembra molto più staccata la finestra, a me piace di più. Io lo lascerei così, addirittura potrei accentuare l'opacità e magari addirittura aumentare ancora l'ombra con un po' più scura, un po' più di opacità. Comunque avete capito il principio, eh? Tenete pure in copia l'originale, che non si sa mai, qualora voleste tornare ai valori iniziali dell'ombra, come per difetto. Io probabilmente lo lascio così e magari già in aprile so già che è una cosa che vorrò fare, accentuare un attimo le ombre, che veramente non sono male, ecco, a me piacciono, vedete, così. Ecco, quindi tutto lì, è finita lì. Qui, una volta impostato che siete contenti, si può chiudere la finestra come amministratore, di conseguenza il terminale ha finito la sua funzione, che ci teneva aperta quella finestra, la possiamo chiudere. E voilà, praticamente il tutorial è finito lì. Le ombre siamo riusciti a modificarle. Solo una nota finale, giusto per chiudere
chiudere il cerchio della comprensione di quanto abbiamo fatto, perché abbiamo fatto così, perché nel configuratore di compits, che adesso apro rapidamente, in realtà qualcuno saprà che sotto effetti decorazione finestra in realtà il raggio dell'ombreggiatura c'è. Si potrebbe ritoccare, quindi aumentarlo un po' con l'opacità. Vedete i due parametri che abbiamo toccato nel file, noi manualmente, in realtà si ritrovano anche qui. Però dove sta il problema? È che nei temi preparati da Canonical l'ombra è gestita all'interno di quel file, all'interno del tema stesso, del tema Ambience per esempio. Quei parametri shadow dell'ombra è proprio gestita all'interno del tema e questo ha priorità sui parametri di Compis. Quindi se io muovo questi parametri, questi valori in realtà non hanno effetto sulle ombre perché hanno effetto prioritario i parametri che noi abbiamo toccato in quel file, che sono dentro, legati al tema direttamente. Quindi è inutile toccare queste, è inutile usare questo pannello per Compis perché non ha alcun effetto. Ecco, questo volevo solo per capire, perché uno si potrebbe chiedere, ma se già c'è lì, perché fai tutto sto giro? C'è il suo motivo. Se no, non avremmo nessun effetto per il nostro tema. Ecco. Questo è quanto volevo dirvi. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.